Il bel tempo è finito, i pantaloncini non si mettono più e adesso si mettono pantaloni pesanti, jeans, soprattutto jeans. Perché? Perché sono caldi, comodi e versatili. Ciao che io sono John e oggi vediamo 7 modi per indossare meglio un paio di jeans. Andiamo Kiko! Il jeans è un capo iconico che non passerà mai di moda, non che non cambierà, perché il jeans è in circolazione dal 1873, sì, l'ho letto, e se sono 147 anni che gira sto cazzo di paio di pantaloni, un motivo ci sarà, o no? Infatti ogni epoca è caratterizzata da un jeans particolare, da uno stile di jeans, che sia zampa, che sia vita alta, che sia vita bassa, che sia skinny, che sia super skinny, che sia slim, che sia... tutto quello che vuoi. Nell'armadio di ognuno di noi, di ognuno di noi c'è un jeans al quale non puoi rinunciare, che non puoi proprio appantanare. Vediamo quali sono 7 trucchetti per riuscire a portarli e indossarli il meglio possibile. Trucchettino numero 1. Gioca con il pezzo superiore. Con il pezzo superiore ti puoi sbizzarrire, non andare con il classico jeans e t-shirt sempre bam 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 bam. No. Puoi metterci una camicetta casual che ti dovesse mantenere fresco, mantiene fresco, e se gli tiri sulle maniche e sbottoni un paio di bottoni in più, la rendi anche più intrigante, più accattivante. Poi se ci vuoi mettere con una t-shirt, ci lasci la t-shirt, ci metti sopra un'altra camicetta, magari quella in jeans, una camicetta in jeans, in denim jacket, la lasci aperta, fai figurone, zero sforzo e il tuo look... Infatti il trucchettino numero 2 è proprio indossa una giacchetta. Questa è anche la temperatura giusta, cioè che con la maglietta, se la semplice t-shirt c'hai troppo freddo, con un cappotto rischi di avere un po' troppo caldo. Allora, una giacchettina leggera, non impegna, perché comunque si sa che nei mesi invernali, dove la temperatura ci permette di vestirci, si riesce ad essere più stilosi, perché si varia con i colori, con le texture, con tutto, giusto? Quindi una giacchettina, vai tranquillo, aggiungi quel non so che e stai fresco, qual è il problema? Stai fresco. Il trucchetto numero 3 è gioca un po', gioca con le vestibilità. Abbiamo detto che ci sono decine di tipi di jeans, di misure, di altezze, di larghezze. Gioca, se sei quello che va sempre sul regular, da anni ormai, è ora di cambiare un po', non aver paura, entra a mani tese così su un slim fit. Lo slim fit rimane sobrio perché non è niente di che, veste un po' più aderente, ti slancia la gamba, e se c'hai quei bei quadricipiti grossi così li metti anche in mostra, eh? Belli pulsanti, sì. Trucchetto sui jeans numero 4. Cambia il colore. Se hai trovato la vestibilità perfetta, che ti piace, che risalta al meglio la tua fisicità, la tua gamba, eccetera, 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 cambiagli il colore. Invece che andare sul classico blue jeans, vai su un grigio scuro, oppure un nero, oppure su qualcosa di più chiaro, come un jeans slavato, un azzurro, un bianco. Questi sono colori molto versatili che comunque si abbinano sicuramente a già tutto quello che hai nell'armadio. Coso numero 5. Con il coso numero 5 parliamo degli stivaletti. Non potevano mancare i miei amati stivalette. Perché gli stivaletti, Kiko, sono come sono come una formula magica, lo stivaletto. Dici, vorrei qualcosa che con zero sforzo mi facessero ottenere un risultato incredibile. Ecco, quello è lo stivaletto. Tra l'altro, guardi qui, c'è un video proprio sugli stivaletti. Se lo guardi qui, poi clicchi e torni o guardi e vai. Sugli stivaletti. È incredibile, come una magia, quanto lo stivaletto cambia il tuo look. Tutto uguale, eh? Cambi solo lo stivaletto. Ti fa essere più maturo, ti fa essere più intrigante, ti fa essere più ricco, ti appare una Ferrari sotto al culo, ti compare un Rolex e un Audemars Piguet, uno per un polso, e poi arriva una bella per strada. Cazzate a parte, lo stivaletto ti fa sì essere più maturo, ma ti fa anche differenziare, ti differenzia da tutto ciò che si vede in giro. Trovami, prendi 10 ragazzi, contali i piedi, sono 20 piedi, quanti hanno gli stivaletti? Avanti e scrivimelo nei commenti di sotto. Forza! Coso numero 6. Infila la maglia dei pantaloni. Attenzione, questo non è facile come indossare gli stivaletti, ok? Infatti non tutte le t-shirt performano meglio se infilate nei pantaloni. Ho notato che quelle con un look un po' più rilassato, tipo questa qui performa bene se infilata nei pantaloni, e risultano più adatte a questo stile.
Come saperlo? È facile. Provalo anche adesso, metti pausa, è un video, non è che sono lì. Metti pausa, vai, ti metti un paio di jeans, ti metti una t-shirt, ti metti davanti allo specchio, ti metti, visto che è, e vedi se la provi fuori dal pantalone e la provi dentro il pantalone. Ti accorgi subito se è meglio la prima opzione o meglio la seconda. E siamo arrivati al coso numero 7. Coso numero 7, aggiusta e assicurati che siano belli e far belli alla caviglia. Belli, devono essere belli alla caviglia, perché io a questo punto, arrivato al 1200esimo video, non voglio più vedere cose così. Non le voglio più vedere cose così o cose così. Basta. Fanno schifo in tutti i modi, ok? Non valorizza né il pantalone, né la scarpa, né la tua gamba, perché la fa sembrare tozza. Forza un po', Kiko, dai, sì, impegnati. Molto bene, Kiko, anche oggi abbiamo fatto tutti i nostri compitini e questi erano sette cose per indossare meglio un paio di jeans, per essere più belli con un paio di jeans indosso, ok, Kiko? Allora, io ho fatto qualcosa per te, tu adesso hai voglia di fare qualcosa per me? Per favore, mi fai piacere, metti like, condividi con qualsiasi cosa tu voglia, se hai delle domande, se hai qualche preferenza per qualche prossimo video, io mi impegnerò, metti notifiche, iscriviti. Oh, non sto facendo come la voglio.